Inzaghi, Inzaghi, ti facessi tornare così a casa, a così ti facessi tornare a casa, senza ti far guardare dall'occhio, senza ti far guardare in faccia, a così ti facessi tornare a casa. Poi, ti facessi, ti mettessi un bello cascangavo, no? Ti appuntassi buono, no? Per stare bello, protetto e sicuro, e ti facessi la tanta capata in domo. Per quante volte si può fare? Fin quando non si spacca il muro. Ma come si fa? Ma io voglio capire, no? Voglio capire. O patentino, chi te l'ha dato? Chi te l'ha dato, patentino? Parle là, voglio sapere chi. Perché un allenatore che mi fa un cambio all'ottantesimo, Acerbi, Patevrai, che stai pareggiando la partita, a che serve? A cosa serve esattamente a quel cambio? E ci ha fatto perdere la partita. Già mi ha fatto la partita dei Munnez e ti avrei criticato anche con il pareggio. Ma poi hai fatto proprio il cambio, fa perdere la partita. Poi, a parte il cambio sbagliato, Devrai, ma che cazzo è passato? Ma che devo tra la bottiglia di prosecco prima di messo campo? Mamma mia, ondeggiava, care, non poco carico sull'is, è regalato calcio d'angolo, sei persa marcatura, ma che sfaccimma di... Ma tu secondo me ti fai pesante, bello frate, tu prima il mio campo, ti fai e viva, bottiglie, prosecco, spumante, ma che cazzo è combinato? Mamma mia, una vergogna, l'ho detto, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto, non dite che non l'ho detto, ve l'avevo detto per tutta la settimana. E giochiamo come abbiamo giocato col Torino, a Udine perdi e si conferma la mia teoria si conferma a lungo andare, se giochi di merda, perdi, può vincere una volta, due, a lungo andare, perdi, e infatti 7 partite, 3 sconfitte, 7 partite. Tre sconfitte, ma cazzo da via così. Tiene la media in una squadra in mezza classifica. Tutta partita, un tiro in porto. Un tiro in porta, a parte la punizione strepitosa di Barella. 90 minuti, un tiro in porta e bastone. Io ci avrei una partita, la mia Inter, 90 minuti, uno tiro in porta. E quelli là, gli avevano triplo la velocità, ti hanno mangiato, ti hanno surclassato. E mica l'errore di Inzaghi è stato solo il cambio finale. Quello è stato l'apice, l'apice della follia. Vogliamo parlare alla mezz'ora, quando fai il doppio cambio, perché sono stati due ammoniti e li togli tutti e due, significa che tu non stai capendo niente, significa che non ci stai capendo niente. E poi l'apice dell'apice, metti Gagliardini, ripropone Gagliardini, l'anticalcio, ma questo non è accanimento, è la realtà. È inutile che dite no, non si deve criticare, ma state si ricritica e ci avanza pure un. Ah, nessuno mi vieta di criticare. Io sono fatta così. Beh, quello che vedo, quello critico, elogio. E siccome non c'è niente, non c'è niente da elogiare, allora si critica l'allenatore, si critica il giocatore. Ma lo mette a Aslani nel primo minuto? E se non lo vuoi mettere dal primo minuto alla mezz'ora, togli amici italiani. Vuoi mettere a Aslani invece mettere a Chiluca Gagliardini ancora una volta? Ancora una volta, metti ma chi? Poi correi, non voglio parlare, che mi fa pena chi lo voglio, mi fa pena. Entra 25-30 minuti, la nullità assoluta, la nientità, sapete la nientità, mamma roga, ha fatto un'azione, si è zumbata di loro, invece passa a mese, quell'ebete, invece passa a mese, che fate, una palla e ci come le creature, ma è da famo, voi siete veramente una roba allucinante, allucinante. E oggi Simone Inzaghi proprio ha toccato il fondo, ha toccato il fondo. Pensavo che il fondo l'avesse toccato con la Lazio, con tutti gli errori che ha fatto, gli orrori che ha fatto. Ma sta partita ha fatto delle robe allucinanti. Cioè,
Per carità, l'Udinese è una buonissima squadra, ha strameritato la vittoria, però quanto ci mettiamo del nostro? Quanto ci mettiamo del nostro? Schillato, Skriniar, ma che è passato? Pure se ha fatto l'autogol, non è piaduto un pallone, ma è falloso. Ma come è possibile? Brozovic, vogliamo parlare di... Brozovic, non può giocare ogni tre giorni, non può giocare ogni tre giorni. L'avete visto? Già faceva più. Quante cose ha sbagliato, mille passaggi. E Aslani, quando mette? Quando mette dopo 3-0? Se la squadra non vincerà mai 3-0. Quando mette Aslani? Ti ho cattato per fare presenza no coppa panchina per scavurare e stretch coppa panchina. Che l'hai cattato a fare Aslani? Che l'hai cattato a fare Aslani? Uno dei giovani più promettenti della Serie A lo scorso anno, non lo metto mai. E queste sono le figuracce. Queste sono le figuracce e non ci illudiamo, non ci illudiamo, oh, torna Lukaku, perché Lukaku, se è quello che abbiamo visto prima dell'infortunio, io non ci faccio affidamento. Mamma mia ragazzi, cioè ma com'è possibile un Udinese che ci ha preso ammazzate, dovevano vincere 4-5-1, dovevano vincere, abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla dopo 4 minuti con una perla di Nicolò che è stato l'unico che ha giocato. L'unico che ha giocato, poi abbiamo preso il terzo gol, si è perso la marcatura perché giustamente non ce la faceva più, ha corso da solo, però loro ci hanno surclassato, ci hanno pigliato proprio a paliato, ci hanno pigliato, il centrocampo sempre in mano a loro, noi camminiamo, ma camminiamo, quelli corrono, noi camminiamo, camminiamo, mamma mia che schifo. Ma di questo passo, io veramente arriviamo a finire, dove andiamo a finire, 7 partite, 3 sconfitte, è proprio una vergogna, non so se mai succede, secondo me manca l'Inter quando stava Stramaccione, Ranieri, Mazzari, secondo me manca tanto, abbiamo 3 sconfitte da 7 partite, ma quando mai? E se contiamo le coppe, sono 4 sconfitte, ma quando mai? Quando mai? Io non ricordo mai una roba del genere, mai, mai! Una difesa che non esiste più, una difesa che non esiste più, abbiamo appena salito sul livello dell'avversario, abbiamo 3 gol, 3 gol al Milan, 3 gol alla Lazio, 3 gol all'Udinese, cioè veramente non è che stiamo parlando del Real Madrid e Bayern Monaco, stiamo parlando delle squadre di Serie A dove si dice che il livello è basso. E sì, giochiamo, vabbè, col Bayern Monaco nel Mavia 4-5, ma se giochiamo contro questi qua, veramente la dobbiamo affornire. Cioè, io mi immagino una partita contro Manchester City, ti metterà la rete a porto con pallotto lì, che bus ti mettono. Cioè, non è credibile, non è credibile. Allora, caro Inzaghi, io ti faccio un bel discorso. Io ti ho in qualche modo sempre sostenuto perché sei il nostro allenatore, però qua è palese che c'è qualcosa che non va. La squadra non gioca più. Tu durante la partita fai degli errori esagerati. Azzicca formazione una volta ogni 10 partite. La squadra, vedete che non hanno grinta questi qua, non hanno voglia. Cioè, l'Inter gioca come se avesse vinto 7-8 scudetti di fila. Allora, sai, quando c'hai la pancia piena, dice: vabbè, è tanto, ormai abbiamo vinto tanti anni. Non abbiamo vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Se ti senti arrivato solo per questo, significa che non devi giocare nell'Inter. Ma non deve giocare mai nell'Inter. Quindi io me la prendo con l'allenatore e me la prendo pure con i giocatori. E la soluzione io ve la diedi già dopo il derby che dissi, dimezzare gli stipendi li dovrebbero dare in base alle prestazioni, perché io non posso mai pensare che questa gente più tanta soldi e cammina nel mio suo campo. C'è un De Vrij più tanti che li soldi sta venendo pagato per fare wild red. I guai su guai, e De Vrij ho fatto solo un esempio, ma ce ne stanno anche tanti altri. Mamma mia, io non ho parole, non ho... mi sono finiti pure gli insulti. Guardate, meno male che adesso ci sta la sosta. Mi credete? Io in passato, quando ci stava sosto, dicevo: wow, che palle, ora sono male senza Serie A. Meglio, ci sparagniamo questi scempi calcistici, ce li risparmiamo, perché io veramente a questi partiti mi sento male, la squadra avversaria, la Real Udinese che ci ha preso veramente ammazzato, cioè come un gigante che batte una creatura, pareva.
Cioè, non vinciamo un contrasto. Sulle seconde palle sempre loro. Hanno creato il delirio. Il gioco in mano sempre a loro. Ma non vai a così. Ma dove vai? Cioè, all'ottantesimo siamo arrivati 1-1 per un miracolo. Cioè, per un miracolo. Se all'ottantesimo mi dicevi Gianlu, vuoi firmare per pareggio, io ti mettevo a firmo con sangue. Veniva a firmare con sangue, veniva. Ma facevano uscire, facevano poche sangue e firmavo con sangue. Però purtroppo questa proposta non me l'hanno fatta. Abbiamo perso la partita e lo sapevo. Io nei video precedenti, meno male ci sono i video che parlano per me. Questo modo di giocare, pierda. Non c'è uno che salta l'uomo, uno che salta l'uomo. Non c'è in questa squadra. Se non salti l'uomo, come crea superiorità numerica? Quindi ci sono anche problemi strutturali in questa squadra. Una volta che è andato via Perisic, non l'hai sostituito con uno con le stesse caratteristiche. C'hai 4-5 esterni che non saltano l'uomo. Nessuno salta l'uomo. Nessuno. Nessuno. Ma ruota B, cioè tutti attaccanti statici, non saltano l'uomo. Dzeko, fermo. Lautaro non è certamente uno avvezzo a saltare l'uomo. Lukaku è morto e Correa mo fa bene. Basta, basta, basta.